Siamo con la dottoressa Silvia Musso, responsabile della segreteria generale dell'Associazione Internazionale Comunicazione Ambientale. Vogliamo fare questa domanda, siamo qui a Ecomondo, e come la comunicazione ambientale oggi si trova e quali sono le prospettive future della comunicazione ambientale e le buone prassi per fare una comunicazione ambientale efficace. Allora, io posso parlare dalla prospettiva di AICA, che è l'associazione di cui curo la segreteria organizzativa e che è un'associazione formata da diversi soci, sono 25 soci, sia pubbliche amministrazioni, enti pubblici, privati, aziende, associazioni. La nostra associazione vuole essere proprio un punto di riferimento, un laboratorio per fare del networking, cioè per mettere in contatto tutte queste diverse realtà e per creare anche possibilità di dibattito proprio sulla comunicazione ambientale. Cosa si intende per comunicazione ambientale? Che è una sfera delle scienze delle comunicazioni non ancora ben codificata. Spesso molti enti, lo vediamo anche qui a Ecomondo, fanno comunicazione ambientale o si mettono comunque questa etichetta della comunicazione ambientale. Per come la vede l'associazione, la comunicazione ambientale vuole essere un percorso in cui si comunicano tematiche ovviamente legate all'ambiente, ma in questo processo, quindi si parte dalla fonte del messaggio, si arriva al destinatario, la cosa importante è che anche il destinatario, chi riceve il messaggio, dia poi un feedback. Quindi l'efficacia delle campagne di comunicazione si nota per quel motivo lì. Non basta semplicemente creare una campagna di comunicazione, mandarla, creare locandine e quant'altro, senza valutare poi quella che è la soddisfazione del target ultimo, che di solito è il cittadino, il consumatore soprattutto, e vedere cosa ne pensa e se effettivamente questa campagna ha avuto dei riscontri in termini di cambiamenti negli stili di vita, che questa è la grande sfida della comunicazione ambientale. Non è una semplice comunicazione di prodotto, ad esempio, ma è necessario proprio che ci siano dei cambiamenti negli stili di vita. Per questo motivo l'associazione ha anche un magazine online che è envy.info, in cui vengono recensite campagne di comunicazione ambientale italiane, europee e anche internazionali. Con questo magazine online, blog, che permette anche a chi lo visita di lasciare i propri commenti, si cerca proprio di analizzare queste campagne in maniera critica, quindi vedere quanto possono essere efficaci e positive in termini di feedback, di cambiamento negli stili di vita e quant'altro, e quanto invece può essere spesso un'operazione più o meno commerciale e dalla dubbia efficacia. Ecco, per quello lei ha parlato molto di quello che la comunicazione deve raggiungere, cioè deve raggiungere il cosiddetto un'azione che deve essere monitorata, valutata. Pensiamo al discorso della comunicazione di enti pubblici che hanno ovviamente anche altri fini, ma di fatto dobbiamo trovare dei cambiamenti nello stile di vita del cittadino che devono essere monitorati, a differenza di quello che può essere il marketing aziendale, che ovviamente crea sempre un'azione o di brand o di acquisizione di quote di mercato, essendo ovviamente un settore che crea un'azione, ha un processo differente, molto anche più lungo e valutato. Per quello l'efficacia di fatto è un elemento che non si può non prendere in considerazione la comunicazione ambientale. Certo, il discorso legato alle pubbliche amministrazioni è anche molto delicato, perché spesso una campagna, gli esiti positivi di una campagna si notano a distanza di anni, quando ci sono stati magari anche dei cambiamenti proprio nella pubblica amministrazione stessa, quindi ci sono state votazioni in mezzo e quant'altro. La cosa importante per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni è che oltre a campagne di comunicazione di start-up, diciamo che di avvio di un servizio di raccolta differenziata porta a porta, piuttosto che di mobilità sostenibile, eccetera, si facciano poi successivamente delle campagne di mantenimento per ricordare ai cittadini come fare una buona raccolta differenziata, per magari chiarificare anche dei punti che possono risultare oscuri, tenere in considerazione diversi elementi come possono essere una popolazione di immigrati che magari hanno bisogno di un linguaggio diverso, quindi utilizzare anche più lingue per spiegare come fare la raccolta differenziata, come muoversi in città e quant'altro. Quindi sicuramente le pubbliche amministrazioni devono investire molto su quella che è la comunicazione
ambientale, perché solo un buon investimento in quel campo può portare poi dei reali frutti. Fare solo una campagna, una tantum informativa con un mailing, ad esempio, alle famiglie, che spesso viene preso e gettato con tutta l'altra quantità di carta che quotidianamente ci arriva per posta, ecco, forse non è il metodo più efficace. Cercare invece un contatto diretto, realizzare dei punti informativi, delle serate pubbliche, ecco, quello può essere la chiave di svolta per avere dei risultati più positivi. Ecco, le farei l'ultima domanda molto generale, ma per capire il cittadino che si pone nei confronti dell'ambiente, diciamo, e della comunicazione ambientale che riceve come cittadino, di fatto oggi questo eccessivo, diciamo, comunicazione ambientale, alcune volte non fatte correttamente, come abbiamo detto precedentemente, come pongono dalla sua esperienza il cittadino nei confronti delle buone prassi ambientali? Sì, sicuramente il cittadino si trova sommerso da comunicazioni di qualsiasi tipo, da quelle di prodotto, meramente di prodotto, a quelle adesso anche di comunicazione ambientale, e spesso i due ambiti di prodotto e comunicazione ambientale vengono anche a convergere. Spesso il cittadino consumatore si può anche trovare in difficoltà, perché spesso tutto sembra il contrario di tutto, quindi una buona pratica può essere buona per determinati motivi e poi avere delle valenze negative. Adesso il primo esempio che mi viene in mente è ad esempio gli incentivi per quanto riguarda le energie rinnovabili e l'installazione di pannelli fotovoltaici, sicuramente da continuare a incentivare, perché si parla di energia rinnovabile e quindi ovviamente nel discorso del peak oil e quant'altro è molto importante. Il problema è che si vede adesso delle colline intere invase, quindi terreno fertile invaso da queste costruzioni enormi di pannelli. Ecco, il cittadino non capisce, si trova spesso in difficoltà, quindi forse è necessario, per avere una comunicazione ambientale davvero efficace, coinvolgere il cittadino dall'inizio, quindi non deve essere solamente il target finale di un processo di comunicazione, ma deve entrare nel processo di comunicazione stesso, quindi dare la possibilità anche ai cittadini di dire la loro, cercare di capire quali sono le loro necessità per poi prendere una strada piuttosto che un'altra. Sempre in prospettiva di sostenibilità, però capire anche di trovare dei compromessi con i cittadini stessi, che poi si vedranno cambiare da un momento all'altro il sistema di raccolta, si vedono la costruzione di pannelli fotovoltaici. Su questo faccio l'ultima domanda e concludiamo qui con l'intervista con la dottoressa. Lei ha fatto un bellissimo passaggio dicendo il coinvolgimento del cittadino nella scelta delle pubbliche amministrazioni di alcune, diciamo, di quello che è l'utilizzo del territorio, che di fatto è già una buona prassi ambientale inizio. Oggi si parla di molti comuni che devono decidere se destinare le proprie colline o parte delle montagne al sistema eolico, diciamo. Di fatto anche qui si entra in contrasto con una cittadinanza, di fatto se ci troviamo in una zona dove ha forte incidenza turistica e dobbiamo inserire su delle colline dei pali eolici alti 30-40 metri e dobbiamo fare un'area molto ampia, sicuramente entra in contrasto con altre politiche. E come metterle insieme? Ma probabilmente la prima fase è quella di cercare di raccogliere intorno allo stesso tavolo i vari stakeholder, i vari portatori di interessi, quindi dal cittadino all'ente turismo, in questo caso ai commercianti, per cercare di trovare delle soluzioni insieme. Sicuramente è difficile, è un percorso molto lungo, come un percorso molto lungo quello che si diceva prima di una comunicazione ambientale che mira proprio a dei cambiamenti negli stili di vita. Non si può pretendere di avere la soluzione nel giro di pochi giorni, forse bisogna proprio che entri nella mente di amministrazioni, ma anche della gente comune, il discorso di un processo a lungo termine e non a breve termine. E si spera sempre appunto in questa ottica di sostenibilità. Ringraziamo la dottoressa di averci dedicato il suo tempo e un buongiorno da Ecomondo.